Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia di Artist Divination e sono qui con un video interamente dedicato all'amore e alle relazioni. Chi arriverà presto nella mia vita per una relazione felice? È la domanda a cui rispondono queste 5 letture. Chiaramente è importante per me ricordarvi che non è detto che se con una persona c'è del potenziale per costruire una relazione felice, che effettivamente poi ci sia una relazione felice e duratura nel tempo. Questo dipende chiaramente da entrambe le persone coinvolte. Una relazione richiede sempre tanta pazienza, tanta mediazione e tanto impegno da parte di entrambe le persone. E chiaramente il fatto che una relazione duri nel tempo dipende anche dalle vostre dinamiche interiori, da quanto voi siete pronti obiettivamente per costruire un qualcosa di felice e duraturo nel tempo. Non è neanche detto, tra l'altro, che la persona che viene qui descritta sia la prossima persona ad entrare nella vostra vita. La persona qui descritta è la persona con il potenziale più alto per poter costruire un qualcosa di felice. Stando bene con voi stessi e centrandovi su voi stessi e lavorando su voi stessi, potete sicuramente velocizzare i tempi per poter manifestare nella vostra vita questa persona il prima possibile. Oggi qui abbiamo 5 letture tra le quali potete scegliere. Questa volta non ho messo soltanto i numeri, ma ho messo anche dei cristalli. Per la lettura numero 1 abbiamo un occhio di tigre. Per la lettura numero 2 abbiamo un'acqua marina. Per la lettura numero 3 abbiamo un'ametista. Per la lettura numero 4 una malachite. Per la lettura numero 5 un lapislazzuli. Prima di fare la vostra scelta, io vi consiglio di centrarvi bene, radicarvi bene. Il modo più semplice per farlo è quello di chiudere gli occhi, fare dei respiri profondi, allontanare i pensieri dalla mente e poi, quando vi sentite pronti con i vostri tempi, riaprite gli occhi e scegliete il gruppo di carte che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Una volta che avete fatto la vostra scelta, potete andare velocemente ad ascoltare, a guardare le vostre letture utilizzando la leggenda che vi comparirà come primo mio commento sotto questo video. Aggiungo infine, per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento o a fare un consulto personalizzato con me, che è possibile prenotarlo attraverso il mio sito www.theartistodivination.com. E questo è tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione, noi ci vediamo prestissimo in altri video, buona lettura! Ed eccoci qui con la prima lettura per chi ha scelto il gruppo di carte numero 1 e l'occhio di tigre. Qui abbiamo diversi tipi di carte. Queste vengono da un mazzo di tarocchi a me molto caro, anche queste due vengono da un mazzo di tarocchi e qui abbiamo due carte che vengono da due oracoli diversi che mi piacciono molto. E poi c'è anche una sorpresa finale. Allora, andiamo subito a vedere chi è questa persona che è in arrivo nella vostra vita per una relazione felice. Iniziamo da qui. Allora, qui abbiamo una regina di bastoni e un paggio di denari. Poi abbiamo un due di bastoni, un tre di denari e un due di spade. Le circostanze dell'incontro con questa persona ci vengono raccontate da queste due carte, il mago e il sole, bellissimo. E gli oracoli qui invece ci dicono: addicted to love, drogata d'amore, flexibility, flessibilità. Iniziamo da queste due carte qui, che sono le, diciamo così, le più importanti, che ci descrivono benissimo la persona che è in arrivo nella vostra vita. La premessa è importante, il genere delle carte non ha alcuna importanza.
Per cui adesso io descriverò le caratteristiche di questi personaggi che rappresentano la persona che ne arriva nella tua vita e non ha alcuna importanza che tu sia un uomo o una donna o che qui sia raffigurato un uomo o una donna. Noi stiamo andando a leggere l'energia di questi personaggi. Allora, la persona che ne arriva nella tua vita ha tutte le caratteristiche della regina di bastoni. Potrebbe essere un uomo o una donna, non ha alcuna importanza. Chi è la regina di bastoni? La regina di bastoni è una persona assolutamente passionale, estremamente libera e indipendente. È una persona, visto che siamo nell'energia dei bastoni, è una persona piena di energia, è una persona estremamente attiva ed è una persona che potrebbe essere il leader o la leader di se stessa. Potrebbe essere, per esempio, una persona che fa un qualcosa di assolutamente indipendente. Molto spesso la regina di bastoni raffigura personalità creative, quindi non mi stupirei se la persona in questione avesse delle tendenze artistiche, non mi stupirei se fosse una persona che lavora, per dire, nel design, nella moda, nelle arti visive, non mi stupirei se fosse anche una persona che si dedica alla musica, forse anche alla scrittura, anche se per la scrittura forse utilizzerei un'altra regina, ma comunque c'è una tendenza artistica molto forte, o perlomeno è una persona molto creativa, estremamente creativa. È una persona che è leader di se stessa, quindi non mi stupirei neanche se questa persona avesse un business o un'attività che gestisce da sola. Non mi stupirei se fosse questa persona un lavoratore, una lavoratrice indipendente. È una persona che ama fare le cose, è una persona che ama quello che fa ed è una persona che si muove anche molto da sola nel mondo. Quello che è interessante è che questa regina di bastoni è affiancata dal paggio di denari. E qui ho diversi messaggi. Allora, sicuramente la regina di bastoni rappresenta le caratteristiche principali della persona che ne arriva nella vostra vita, però c'è una componente di questa persona che corrisponde anche al paggio di denari. Non mi stupirei se è una persona... Io sento molto forte chiaramente l'energia dei segni di fuoco, quindi non mi stupirei se la persona in questione fosse Ariete, non mi stupirei se fosse un Sagittario, non mi stupirei se fosse un Leone, ma non è detto, potrebbe essere anche un segno di terra, ma non è detto, nel senso queste sono caratteristiche generali, ma sui segni io di solito non mi esprimo mai, però sicuramente c'è. Sento molto forte qui l'energia del Sagittario, perché con un paggio di denari qui ho la sensazione che questa sia una persona che ama studiare. È una persona che ama migliorarsi, è una persona che ama applicarsi nelle cose. Ed è una persona che secondo me si applica nelle cose in modo molto preciso. Non mi stupirei, specialmente con questa carta di questo mazzo di tarocchi, se questa persona avesse una visione della vita, mi viene da dire spirituale, ma potrebbe essere anche un po' mistica, potrebbe essere anche un po' religiosa, potrebbe essere una persona che ha un credo molto forte, o comunque ha degli ideali molto forti. Lo dico qui perché questo paggio di denari sembra quasi che abbia tra le mani una piccola chiesa, quindi è come se questa persona credesse in qualcosa e ci credesse con grande passione, c'è un qualcosa che è un po' un ideale forte nella vita di questa persona. Non mi stupirei neanche se questa persona fosse una persona che conduce dei workshop o fa dei laboratori o fa delle lezioni o partecipa a dei gruppi di qualche tipo. Per dire, non mi stupirei se fosse un insegnante, non mi stupirei neanche se questa persona fosse qualcuno che lavora nel campo olistico, non mi stupirei se questa persona fosse un artista, non mi stupirei se questa persona avesse un business
che si occupa di moda, non mi stupirei se sia un business di, come dire, di design, non mi stupirei neanche se questa persona facesse l'architetto, per dire. Non mi stupirei se questa persona facesse anche qualcosa di pratico con le proprie mani, in un certo senso. Sicuramente è una persona che ama le sfide, mi viene da pensare, è una persona che ama migliorarsi, è una persona che ama studiare. E non mi stupirei se nel momento in cui la incontrate questa persona stesse facendo dei corsi o stesse studiando un qualcosa. Potrebbe essere in alcuni casi, ma questo non è un messaggio per tutti, che questa persona possa avere dei figli, visto che questa regina di bastoni è accompagnata da un paggio di denari, ma questo non è un messaggio per tutti. Sicuramente il paggio di denari ci dice anche che questa persona non solo è una visionaria, non solo questa persona ha delle visioni di come deve essere la sua vita e in modo molto appassionato cerca di arrivare a soddisfare e a realizzare le proprie visioni, il paggio di denari ci dice che questa persona studia e pianifica per poter raggiungere le proprie visioni. Quindi in un certo senso è anche c'è un qualcosa di ambizioso in questa persona. Di certo la mia sensazione è che quando incontrerete questa persona non potrete non notare che sarà un po' come una ventata di energia e novità nella vostra vita. C'è anche molto forte qui un messaggio di insegnamento, come se questa persona arrivasse nella vostra vita e vi insegnasse un qualcosa, come se vi facesse conoscere anche delle cose che prima non conoscevate o a cui prima più di tanto non vi eravate avvicinati. Andiamo a vedere altre caratteristiche. Allora, due di bastoni. Due di bastoni è una carta geografica, è una carta di movimento, è una carta che io descrivo sempre un po' con l'energia dei gemelli. Quindi c'è in questa persona un po' di irrequietezza. Non mi stupirei se questa persona si muove e viaggia. Non devono essere necessariamente viaggi lontani, potrebbero essere anche piccoli spostamenti. Quindi non mi stupirei se questa persona fosse anche di un'altra città o di un'altra nazione. Sicuramente questa persona ama viaggiare. È una persona che definirei come l'esploratore, l'esploratrice. È una persona che ama confrontarsi con gli altri, è una persona che ama conoscere cose nuove, è una persona, ecco perché prima pensavo al Sagittario, è una persona che ama andare lontano, è una persona che ama confrontarsi con gli altri, parlare con gli altri e conoscere cose nuove. Ed è una persona che può stare poco ferma, nel senso che probabilmente è una persona che fa tante cose, ha tante attività. Qui l'energia di fuoco dei bastoni è molto forte. Il 3 di denari mi fa pensare anche che è una persona che è molto brava anche a relazionarsi con gli altri. È molto brava a relazionarsi con gli altri, potrebbe essere che ama collaborare. Potrebbe essere che sia libera e indipendente anche sul lavoro, ma potrebbe essere anche che collabori con altre persone. Sicuramente con un 3 di denari mi viene da pensare che la vita sociale di questa persona è importante e potrebbe in qualche modo coinvolgervi, animosamente mi viene da dire, nelle attività che fa. Il 2 di spade qui mi fa pensare, visto che di solito questa è una carta delle scelte, delle confusioni, che potrebbe essere che o incontrate questa persona in un momento un po' di confusione della vita di questa persona, e magari questa persona deve fare una scelta importante, o visto che qui abbiamo un 2, un 2 e un 3 al centro, non mi stupirei se beccaste questa persona in un momento in cui sta per lasciare un'altra persona, sta per lasciare la persona con cui sta, e magari voi siete come in un certo senso l'altra opzione, che non vuol dire che vi tenga mentre c'è un'altra persona, ma potrebbe essere che scelga voi invece di rimanere con la persona con cui sta. Oppure un'altra possibilità, visto che qui abbiamo un 2, un 2, un 3 al centro, potrebbe essere che questa persona tende molto a stare con gli altri, una persona che tende a espandersi, una persona anche molto socievole, una persona che magari a volte tende a disperdere energia, perché ha delle grandi visioni, vuole includere le persone nei progetti, quindi magari forse a volte farete un po' di fatica a ritagliare diciamo, dei momenti privati con questa persona, però
io vi dico assolutamente in buona fede, nel senso che questa persona ha l'energia di un visionario, è visionaria, per cui queste sono anche persone che di solito portano grande energia nella vostra vita, quindi ho la sensazione che arricchirà molto la vostra vita. Forse, diciamo, l'altra faccia della medaglia è che a volte sarà difficile da contenere in questo senso. Andiamo a vedere le circostanze in cui potreste incontrare questa persona. Allora, qui abbiamo il mago e il sole, che sono carte molto belle. Carte che mi dicono che incontrerete questa persona in un momento assolutamente positivo della vostra vita. Quindi incontrerete questa persona in un momento in cui obiettivamente state bene. Lo dico perché c'è la carta del sole, che è una carta di grande felicità e di grande gioia. Allora, il mago ci potrebbe anche dire che l'incontro con questa persona mi viene da pensare quasi orchestrato. Come se vi trovaste in una circostanza dove è talmente ovvio dovete incontrare questa persona. E un'altra cosa che mi viene da pensare con il mago, che potreste incontrare questa persona in un luogo dove c'è, magari dove viene fatto uno spettacolo o una presentazione di un qualcosa. Per esempio a teatro, vi faccio un esempio, durante un concerto. O durante la presentazione di un libro, o in una situazione dove c'è, la mia sensazione è una situazione dove c'è quasi un palcoscenico, o dove c'è qualcuno che presenta un qualcosa. È una circostanza di comunicazione, dove viene comunicato un qualcosa. Potrebbe anche essere che sia questa persona, la persona stessa che sta per arrivare nella vostra vita, che presenta un qualcosa al pubblico, perché il mago è questo, il mago è colui che fa uno spettacolo di fronte a un audience, di fronte a un pubblico, quindi sento molto forte il fatto che vi potreste trovare in una circostanza in pubblico dove o c'è uno spettacolo o c'è un qualcosa che viene presentato. Con il mago siamo un po' in un'energia mercuriale, quindi è molto forte qui il concetto, l'idea di comunicazione. Il fatto che qui ci sia un libro mi fa pensare che non mi stupirei se fosse una circostanza come la presentazione di un libro, come se fosse anche un corso, ecco. Il sole mi dice che è una circostanza assolutamente felice, una circostanza di gioia, una circostanza in cui vi trovate bene, è una circostanza in cui il sole vi dice viene svelato un qualcosa. Quindi è un momento felice, non mi stupirei neanche se avvenisse in una circostanza estiva, primaverile estiva, ecco. Quindi addirittura potrebbe essere che alcuni di voi incontrino questa persona durante l'estate. È una possibilità, ricordatevi che siete migliaia di persone. Allora, un'altra cosa importante, drogata d'amore qui, ci mostra questa donna con tutti questi cuoricini, cioè questo bicchiere che viene versato sulla sua testa, e invece di vino è come se venisse versato sulla sua testa l'amore. Drogata d'amore, secondo me sarà quasi un colpo di fulmine, nel senso che sarà uno di quegli incontri dove uno fa wow. Vi sentirete come improvvisamente drogati d'amore, come se aveste bevuto una pozione magica, quindi c'è una forte attrazione verso questa persona. Del resto, essendoci un'energia di fuoco molto forte, il sole anche questo ci dice che c'è un'attrazione molto forte, c'è un'energia molto magnetica. E non mi stupirei appunto se voi subiste un po' un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine è una grande attrazione. Quasi come se non riusciste a smettere di pensare a questa persona. Una cosa interessante, qui abbiamo l'oracolo che dice flessibilità. E si vede questa strana foresta che è come una sorta di tunnel. In fondo al tunnel c'è un felino, c'è una tigre, non so se si vede. Chiaramente i felini sono animali estremamente agili e flessibili. Mi viene da pensare che questa persona possa avere l'eleganza e la flessibilità di un felino, nel senso che è una persona che si muove bene nel mondo e secondo me ha anche un portamento elegante e ha un modo di muoversi che dimostra una grande scioltezza e una grande sicurezza. Questa persona è molto sicura di sé.
Non mi meraviglierei neanche se le circostanze in cui incontrate questa persona vi richiedono di essere flessibile. Faccio un esempio. Non mi meraviglierei se vi trovaste in un'occasione pubblica, magari in un gruppo, in un corso di studi o durante uno spettacolo o durante la presentazione di un libro o durante un congresso, una conferenza, un qualcosa e improvvisamente vi viene chiesto inaspettatamente di andare a fare un qualcosa dopo questo incontro, questa riunione, cioè sarà un incontro che comunque dovrete assecondare. Decisamente l'incontro avviene insieme a tanta altra gente, me ne rendo conto anche perché c'è questo 3 di denari, quindi la mia sensazione è che sarà un incontro un po' di gruppo. E vi ripeto, non mi stupirei neanche se fosse questa persona a fare la presentazione di un qualcosa, non mi stupirei se questa persona, visto che io la sento come una persona molto creativa, non mi stupirei se fosse questa persona a presentare un qualcosa che ha fatto di fronte a un pubblico. Il sole potrebbe anche dirci che l'ego di questa persona, che non vuol dire che non sia un ego sano, che sia un ego che ha bisogno di visibilità anche, che ci sta, perché la regina di bastoni, diciamo, essendo un animo artistico, è un personaggio che ha bisogno di sentirsi libera e indipendente e da un certo punto di vista è una persona a cui non importa quello che dicono gli altri, però al tempo stesso, essendo una persona creativa, in un certo senso ha bisogno di mettere quella creatività in vista. Quindi non la vedo come una cosa negativa, la vedo come una cosa, diciamo, quasi necessaria per questa persona. Sembra una persona che in qualche modo è piuttosto stravolgente, molto energetica, molto vitale. Mi sentivo vitale io mentre ne parlavo. È una persona assolutamente passionale, quindi non mi stupirei se l'incontro con questa persona fosse incredibilmente passionale. È una persona stimolante con questo 2 di bastoni. È una persona che secondo me vi aprirà a nuove cose, a nuove esperienze. È una persona che ha tanto da insegnarvi, o direi più che da insegnarvi, da mostrarvi. Quindi è come se vi mettesse di fronte a cose nuove, cose che... a esperienze che non avete mai fatto. È un po' qui descritta come un'ubriacatura, quindi ve ne accorgerete sicuramente, lo capirete sicuramente, che è la persona giusta per voi. Andiamo adesso alla sorpresa che avevo tenuto in serbo per voi. Qui abbiamo... voglio estrarre delle lettere. Estrarrò 5 lettere per vedere un po' le iniziali magari del nome di questa persona. Allora, qui abbiamo una G, una E, una I, di nuovo un'altra E, quindi la E sembra di essere importante, e una A. Quindi potrebbero essere queste le iniziali di questa persona. E direi che questo è tutto per voi del gruppo numero 1. Spero che questa lettura vi abbia fatto piacere, spero che l'abbiate trovata divertente. Io chiaramente vi auguro che questa persona entri nella vostra vita il prima possibile. Grazie e a presto! Ed ecco la lettura numero 2 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 2 e l'acqua marina. Qui abbiamo carte che vengono da un mazzo di tarocchi, altre 2 carte che vengono da un altro mazzo di tarocchi e 2 carte che vengono da 2 diversi oracoli e poi c'è anche una sorpresa finale. Allora andiamo subito a vedere chi è la persona che arriverà nella vostra vita e con cui c'è il potenziale di costruire un qualcosa di felice. Allora, qui abbiamo un cavaliere di bastoni e una regina di coppe. Poi abbiamo un 5 di coppe e il sole e il 7 di denari. Andiamo a vedere anche le circostanze dell'incontro. Qui abbiamo un asso di coppe e un 2 di bastoni. E poi l'oracolo ci dice marriage, che significa matrimonio, e thriving, che significa fiorente, che ha del potenziale per fiorire, per crescere. Allora, partiamo dai personaggi. Allora, non ha importanza il genere, quindi non ha importanza che tu sia un uomo o una donna, che siano uscite carte femminili o maschili, qui stiamo andando a leggere l'energia. Allora, questa persona
ha delle energie abbastanza potenti. È una persona che definirei un idealista con questa coppiata di carte. Allora, il Cavaliere di Bastoni ci dice che questa persona è un po' un avventuriero o un'avventuriera. Cavaliere di Bastoni è una persona che ama viaggiare, che ama spostarsi. È una persona molto attiva, sicuramente. È una persona, questa sembra quasi una Giovanna d'Arco qui, è una persona che non mi stupirei se avesse una predisposizione per aiutare gli altri, perché proprio sembra quasi il principe azzurro che arriva in aiuto. È secondo me una persona che farà un ingresso nella vostra vita che è quasi trionfante, a cavallo. Ci sarà secondo me una modalità e un'entrata in scena quasi scenografica. Ed è una persona che ha, come dire, dei sentimenti, mi viene da dire, puri, è mossa da sentimenti puri, ma è anche mossa da dei forti ideali. Quindi non mi meraviglierei se tra gli ideali di questa persona c'è proprio l'idea di aiutare gli altri. L'idea di essere utili, l'idea di essere degli eroi, l'idea di essere, l'idea anche di raggiungere degli obiettivi importanti, anche mi verrebbe a dire per certi versi umanitari. La regina di coppe, chi è? La regina di coppe è un'anima estremamente sensibile, quindi questa persona è una persona estremamente sensibile. Non mi meraviglierei se fosse un segno d'acqua, quindi non mi meraviglierei se fosse un cancro, uno scorpione, un pesci, non mi meraviglierei neanche se fosse un segno di fuoco, però chiaramente i segni sono solo delle indicazioni generali. Io sento molto forte l'energia d'acqua, ma non è detto che questa persona sia del segno dello scorpione, dei pesci o del cancro. Potrebbe semplicemente dire che magari c'è una presenza d'acqua molto forte nel tema natale, ma potrebbe essere semplicemente che questa persona è una persona estremamente sensibile, emotiva, una persona mi viene da scriverla quasi poetica. Tra l'altro c'è, io più guardo questa carta e più ho la sensazione che questa persona sia molto bella, ma sia di una bellezza non scontata. Elegante, mi verrebbe da dire una bellezza elegante, una bellezza preziosa. Non mi stupirei se fosse una persona che si veste molto bene, perché guardando questa regina di coppe, questa è la mia sensazione. Non mi stupirei neanche se fosse una persona chiara, molto chiara di carnagione. Non mi stupirei neanche se fosse una persona con dei capelli molto chiari, visto che qui è molto dorata, come se questa persona fosse bionda o comunque castana chiara. Non mi stupirei se questa persona fosse anche molto delicata nei modi, se avesse un modo di muoversi che è molto elegante e delicato. È una persona che ha un grande cuore, secondo me. È una persona che, al di là del fatto che sia uomo o donna, è molto femminile in un certo senso, cioè è molto delicata, estremamente sensibile. Non mi stupirei infatti se fosse una persona che è molto brava nel comunicare i propri sentimenti e che è in controllo dei propri sentimenti, nel senso che non ha timore a parlare dei propri sentimenti. Andiamo a vedere queste altre carte. Qui abbiamo un 5 di coppe, il sole e il 7 di denari. Allora, il 5 di coppe ci dice che probabilmente quando incontrate questa persona ha attraversato un dolore di recente, perché il 5 di coppe è un po' una carta di lutto. Lutto nel senso di o si è appena lasciata andare una storia alle spalle, o proprio ha avuto un lutto importante in famiglia. Qui si vede questa figura con questa armatura completamente coperta, ci sono delle coppe versate. Quindi non mi stupirei se incontraste questa persona in un momento in cui non sta benissimo. Nel senso che magari si sta riprendendo da poco, da un grande dolore o da una grande ferita emotiva. Quindi all'inizio potrebbe non mostrare quella sensibilità e quell'emotività forte che io sento. Cioè non mi stupirei se all'inizio questa persona fosse un po'
si presentasse un po' come una roccia quando in realtà è un'anima assolutamente delicata e sensibile. Qui col sole abbiamo di nuovo un cavallo, guardate, un cavallo bianco e un cavallo bianco. Questa cosa del cavallo è importante, è assolutamente importante, quindi potrebbe essere un elemento da considerare. Il cavallo come animale rappresenta sicuramente una natura nobile e bella, quindi io insisto che questa persona è una persona assolutamente bella, è molto nobile, cioè ha degli ideali molto nobili. C'è un qualcosa dell'energia di questa persona che è molto positiva con il sole come carta centrale, cioè questa è una persona ottimista. È una persona ottimista, è una persona che si alza normalmente la mattina e ha una visione positiva della vita e del mondo. È una persona che può dare energia alle persone che gli stanno accanto. C'ha un po' l'animo da condottiero, eh? Stavo pensando, qui a cavallo di questo cavallo bianco, qui addirittura in piedi sul cavallo. È una persona, sì, che ha un po' l'animo da condottiero. Non mi stupirei se questa persona andasse veramente a cavallo, o non mi stupirei se avesse un debole per la bicicletta o per il motociclismo, per un certo tipo di sport, quindi equitazione, motociclismo o ciclismo in generale. O anche un debole per le macchine, non mi stupirei. Adesso questa è stata un'intuizione. Comunque, questa persona, nonostante possiate incontrarla in un momento in cui ha appena subito, come dire, un grande dolore, in realtà è una persona estremamente positiva. Quindi non ci metterà molto a rimettersi in carreggiata. Cioè, lo noterete subito che comunque anche rispetto al dolore ha un approccio sensibile e non voglio dire positivo perché sembra una contraddizione, ma comunque il dolore non intacca la visione generale della vita di questa persona. Anche perché questa persona ha una comprensione in generale della sensibilità altrui e del dolore altrui molto importante. Sette di denari mi dice che è un gran lavoratore o una gran lavoratrice, una persona che lavora duramente nella propria vita. È una persona che, nonostante sia molto delicata e abbia un animo molto nobile, non ha assolutamente problemi a fare le cose. Cioè, nonostante per come l'abbia descritta, abbia descritto questo animo nobile, in realtà è una persona che ha i piedi per terra. Non è assolutamente uno snob. Quando io parlo di nobiltà ed eleganza, qui non è uno snob, è una nobiltà e di eleganza d'animo sto parlando. Sette di denari ci dice questa persona, persona che lavora duramente ed è una persona che anche ottiene dei frutti, ottiene risultati in quello che fa. Tra l'altro non mi stupirei con queste carte se questa fosse una persona che è molto vicina alla natura, che ama la natura. E non mi stupirei se è una persona che ama stare nella natura, che ama la campagna, che ama la montagna. Non mi stupirei neanche se fosse una persona obiettivamente che ama fare passeggiate. Non mi stupirei se fosse una persona che si dedica al giardinaggio. Non mi stupirei se fosse una persona che ama, mi viene quasi da dire coltivare la terra, non so perché. Io lo dico. C'è un qualcosa, un legame con la terra che è molto importante per questa persona. È una persona che ho notato anche molto solitaria, no? In queste carte. Quindi mi viene da pensare che con il sole non ha problemi a farsi vedere dagli altri, a stare con gli altri, ma quando sta con gli altri non lo fa per essere vista. È comunque una persona che ha un approccio abbastanza intimo rispetto alla vita, e anche quando si dà agli altri, va in aiuto degli altri, non lo fa per apparire, lo fa perché è una cosa che sente di fare. Mi ricordo che c'è molto forte questa idea dell'idealista e anche dell'eroe, ma non è un eroe che fa l'eroe perché vuole essere visto dagli altri. C'è una persona che sente molto forte il bisogno di aiutare gli altri. Sette
Sicuramente potrebbe essere anche con questo 5 di coppe che ci sono stati dei dolori importanti nella vita di questa persona che l'hanno resa una persona sensibile, una persona estremamente sensibile, estremamente emotiva. Per quanto riguarda le circostanze del vostro incontro, secondo me sarà molto romantico perché l'asso di coppe è la carta più romantica che c'è. Qui si vede quest'uomo che si tuffa negli abissi e bacia questa donna che sta dentro questa conchiglia. Secondo me l'incontro sarà romantico. Incontrerete questa persona e secondo me sarà un momento estremamente poetico, estremamente romantico. Col fatto che qui siamo nell'acqua, non mi stupirei se avvenisse al mare o se ci fossero delle circostanze che riguardano il mare o l'acqua, potrebbe essere anche un lago. Il 2 di bastoni, che è una carta geografica, mi dice anche che potreste incontrare questa persona in viaggio durante uno spostamento. C'è una componente geografica e di spostamento. E c'è una componente molto forte di natura nell'incontro con questa persona. Non mi sembra però un incontro che avviene in un luogo affollato. Mi sembra che sia un incontro molto mirato, nel senso che quando incontrerete questa persona sarà molto intimo, molto delicato, molto romantico. La carta marriage, matrimonio, ci dice che chiaramente in questa relazione c'è un potenziale significativo di relazione impegnata. Marriage e matrimonio, quindi c'è addirittura questa carta, vi dice il potenziale per sposarsi con questa persona. Ora, chiaramente non tutte le persone che stanno guardando questo video magari vogliono sposarsi o hanno intenzione di sposarsi, ma potrebbe essere semplicemente questa carta vi dice che c'è il potenziale per una relazione impegnata e duratura. Thriving è anche una bellissima carta. È una carta in un certo senso molto solare. C'è questo bellissimo albero che fiorisce. Siamo in un paesaggio quasi non solo poetico, ma sembra quasi che non appartenga a questo mondo, per i colori e per tutta questa luce che viene emanata da quest'albero. C'è un potenziale di crescita in questa relazione e di fioritura importante. Questa relazione può diventare un qualcosa di estremamente importante e appagante. C'è anche un po' un'atmosfera da sogno. Secondo me la relazione con quest'uomo o questa donna sarà tra l'altro molto romantica. Molto romantica, perché questa persona è una persona che dà molto valore ai sentimenti, quindi darà molto valore anche ai vostri sentimenti. Cioè, il primo incontro con questa persona sarà proprio un incontro di innamoramento, non nasce come un'amicizia, sembra proprio nascere come un grande amore. E potrebbe essere che questa persona fin dall'inizio non ha problemi a parlare dei propri sentimenti, a manifestare i propri sentimenti e il proprio interesse. E ho anche la sensazione che vi sentirete tranquilli, c'è qualcosa di estremamente rassicurante in questa persona, quindi vi sentirete tranquilli, non sarà una persona che vi tiene in sospeso, che vi tiene sulle spine, sarà una persona con la quale vi sentirete immediatamente a vostro agio. E ricordatevi di questa cosa, sarà una persona che si muoverà, nonostante magari può venire da un'esperienza molto dolorosa, si muoverà nel mondo e anche nei vostri confronti con estrema nobiltà e delicatezza, c'è cioè qualcosa di estremamente sensibile e delicato, e questo secondo me sarà uno dei motivi, uno diciamo dei motivi per cui riconoscerete questa persona, perché sarà estremamente nobile e delicata nel modo di muoversi e nel modo proprio di comportarsi con voi. E avevo anche una sorpresa in serbo per voi. Purtroppo la videocamera ha smesso di registrare quando ho estratto le lettere, ma ho estratto queste lettere che potrebbero essere le iniziali del nome di questa persona. Una F, una I, una R, una O e una E, che poi tra l'altro mi sono accorta che quando le ho messe sul tavolo hanno composto la parola fiore. E questa potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che questa persona potrebbe essere interessata nel giardinaggio, potrebbe essere interessata nella natura, potrebbe essere che la parola fiore ha un'attinenza con l'incontro con questa persona o con la professione di questa persona, quindi tenetene conto.
E direi che questo è tutto per voi del gruppo numero 2. Io vi auguro tutto il meglio. Spero che l'incontro con questa persona avvenga il prima possibile e spero che questa lettura vi sia piaciuta e vi abbia divertito. Grazie e a presto. Ed ecco la lettura numero 3 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 3, l'ametista. Qui abbiamo diversi tipi di carte. Qui 5 carte che vengono da uno dei miei mazzi tarocchi preferiti. Qui 2 carte che vengono da un altro mazzo di tarocchi e ci diranno quali sono le circostanze dell'incontro con questa persona. E poi abbiamo 2 oracoli, cioè 2 carte diverse da 2 oracoli diversi. Andiamo a vedere chi è la persona che arriverà nella vostra vita per una relazione felice. Andiamo a vedere le caratteristiche che contraddistinguono questa persona. Allora, qui abbiamo una regina di denari e un re di bastoni. E qui abbiamo la stella, un 9 di denari e il papa. Le circostanze dell'incontro sono l'8 di bastoni e il 7 di spade. E qui abbiamo Hugs and Kisses, abbracci e baci, e Truth, verità. Allora, partiamo dai personaggi reali, che sono quelli che appunto meglio ci descrivono questa persona. Allora, il fatto che compaiano uomini o donne, regine o re, non ha alcuna importanza. Noi stiamo leggendo le energie, quindi che tu sia un uomo o una donna non ha importanza. Queste carte ci descrivono l'energia di questa persona che ne arriva nella tua vita. Allora, energia forte, questa persona ha un'energia forte perché dentro di sé ha un re e una regina, quindi è una persona incredibilmente equilibrata, mi viene da dire. Il maschile e il femminile all'interno di questa persona sono estremamente equilibrati, potenti entrambi in modo diverso, ma potenti. Regina di denari e re di bastoni. Questa persona è molto forte. È molto forte. Ed è molto concreta, agisce nel mondo in modo molto concreto. Non mi stupirei se questa persona fosse una persona o di un segno di terra, quindi Capricorno, Toro, Vergine, o se fosse di un segno di fuoco, quindi Leone, Sagittario, Ariete, ma sono, diciamo, indicativi i segni, diciamo, non è una regola fissa. Sicuramente queste energie si sentono molto forti. Allora, questa è una persona che la regina di denari ci dice che è molto pratica. È una persona molto pratica e secondo me economicamente sta molto bene, perché continuo qui a guardare il simbolo della fortuna e questo denaro, e qui il re di bastoni è vestito d'oro. Quindi questa secondo me la persona che contraerete è una persona che sta economicamente molto bene. È molto solida, è una persona molto pratica, molto solida e si muove nel mondo molto bene e sa gestire, mi viene da dirla così, l'energia materica, la materia molto bene. Quindi non mi stupirei se fosse una persona che economicamente sta bene, se non più che bene, quasi ricca, mi verrebbe da dire. O comunque ha delle proprietà o ha dei possedimenti, potrebbe essere. È una persona che in qualche modo è fortunata, quindi non mi meraviglierei se anche quello che possiede sono possedimenti familiari o comunque ha un qualcosa che la rende molto stabile economicamente, anche se non si fosse fatta la sua fortuna, diciamo, da sola. Per quanto secondo me il cavaliere di il re di bastoni ci dice che questa persona è un ottimo leader. È una leader o è un leader? Potrebbe essere una persona che ha un business, che ha un'attività e che è un'attività molto redditizia. Non mi stupirei neanche se questa persona, vi ripeto, avesse un'attività, se fosse un imprenditore, se fosse un'imprenditrice. Non mi stupirei se avesse diverse persone appunto che lavorano per lei o per lui. La regina di denari mi piace perché ci dice tra l'altro che questa persona è generosa, quindi non è una persona, come dire, che sta bene, una persona che lavora tanto. Mi sembra una persona molto concentrata sul lavoro, molto concentrata sui suoi progetti, molto concentrata sul business, ma è anche una persona generosa, quindi secondo me è anche molto disponibile.
che spesso la regina dei denari può essere anche una persona caritatevole in un certo senso. Non sarei neanche stupita se questa persona sia stata precedentemente sposata. Quindi questa è una possibilità, e abbia dei figli. Questa potrebbe essere una possibilità per alcuni di voi. Mi sembra anche una persona che non si perde in chiacchiere. Mi sembra una persona che va dritta al dunque. E c'è un qualcosa di assolutamente affidabile in questa persona. Questa è una persona che quello che dice fa. Quindi anche questa mi sembra una cosa molto importante. Una persona solida. La solidità questa persona la manifesta in modo molto chiaro, diciamo, nel lavoro, nei suoi possedimenti, in quello che ha, ma è anche una persona che mantiene quello che ha grazie anche al suo senso di serietà e di responsabilità. È un po' questo il profilo del businessman o della businesswoman, per cui è un po' quel tipo di mente lì, quel modo di pensare, quel modo di essere. Ce lo dice anche questo 9 di denari, eh? Questo 9 di denari qui sottolinea l'importanza per questa persona di essere estremamente indipendente, di essere economicamente estremamente solida. Questa è una persona che i progetti li realizza concretamente, lavora concretamente per realizzare i propri progetti e anche degli ottimi risultati e degli ottimi ritorni economici. Cioè, mi viene quasi da pensare, questa è una persona che nella vita si è anche riscattata, che aveva bisogno di vedere dei risultati concreti, economici, pratici, per cui è, diciamo, il suo punto di forza. Questa persona sa accumulare ricchezza, questa persona è circondata da abbondanza. Quindi è una persona che sa manifestare da un punto di vista pratico, però, detto così, uno potrebbe pensare che una persona arida, no, perché grazie al cielo questo 9 di denari è affiancato dalla stella. Quindi questa persona ha dei sogni e li realizza. Questa persona ha delle visioni e le realizza. E la stella ci dice anche che è una persona che quando c'ha un obiettivo lavora duramente per ottenere quell'obiettivo e secondo me quando questa persona vi incontrerà vi vedrà in un certo senso come un obiettivo. Quindi in quel senso sarà una persona assolutamente determinata nel conquistarvi, assolutamente focalizzata su di voi. La stella è quella. La stella tra l'altro dice che tra una miriade di stelle, cioè uno individua la stella giusta, quindi questa non è una persona indecisa, questa è una persona estremamente decisa e determinata nella vita. Vi vedrà, vi vorrà, vi sceglierà tra tante stelle. E secondo me voi rappresenterete un po' appunto un ideale per questa persona. Magari non ve lo dimostrerà in modo sensibile e romantico, ma sarà estremamente determinata nel conquistarvi. Cioè, sarà una persona che andrà assolutamente dritta al dunque. E non mi stupirei se con questo profilo fosse anche una persona che in qualche modo cerca di viziarvi. Che vi porta in giro, che in qualche modo vi vizia o che vi fa dei bei regali. Per quanto vi dico, questa è una persona che vuole che anche voi siate solidi e indipendenti economicamente. Cioè, questa è una persona che dà valore alle conquiste che gli altri fanno. Quindi, in un certo senso, per questa persona è importante che voi siate solidi nella vostra vita, che non vuol dire ricchi, ma che voi abbiate le vostre cose, i vostri progetti, proprio perché questa persona ci crede molto nell'idea di muoversi nel mondo in modo molto pratico. Il Papa, tra l'altro, ci dice che è una persona in un certo senso conservatrice. È una persona che probabilmente ha un po', mi viene da dire, una visione della vita un po' vecchio stile. Ha delle regole ferree e rispetta quelle regole. Nella relazione, diciamo, direi che è la persona che obiettivamente dà valore al matrimonio, quindi è sicuramente una persona che si vuole sposare, che se c'ha un rapporto deve essere un rapporto serio, cioè un rapporto in cui investire. Cioè, questa è una persona che investe. Quindi investe anche nel rapporto. Quindi, per questa persona, quando si entra in una relazione, lo si fa con
con delle regole ben precise, con un certo tipo di serietà e con un certo tipo di responsabilità. Questa è una persona di cui vi potete fidare. E non mi stupirei se da voi volesse subito un rapporto serio. Non mi stupirei se dettasse subito questa persona le regole del gioco, dicendovi io voglio una relazione seria, esclusiva, così e così. È un po' un controllore, un po', diciamo, questa persona un po' controlla le cose, però non la vedo come una cosa così negativa. Nel senso che poi alla fine, con questo 9 di denari al centro, è una persona che dà anche valore all'indipendenza e alla libertà altrui, per cui non è che vi controlla in quello che fate, nel senso che sicuramente è una persona che ama, come dicevo prima, dettare le regole del gioco fin dall'inizio. Non è una persona a cui piacciono le mezze misure, è una persona che in una cosa o c'è o non c'è. Non esiste una zona grigia, quindi o si impegna o non si impegna. Però comunque lavora duramente per conquistare quello che vuole, quindi secondo me in un certo senso avrà gli occhi su di voi e farà di tutto per avervi. Vi ripeto, è anche una persona generosa, quindi non mi stupirei neanche se vi aiutasse nelle vostre cose. Andiamo a vedere le circostanze eventualmente di questo incontro. 8 di bastoni. 8 di bastoni è una carta molto veloce, di solito è la carta dei messaggi. Qui si vede quest'uomo che si fionda giù da una collina. C'è anche un cervo qui con lui. È una carta molto istintiva. Secondo me questa persona sarà molto istintiva con voi. Si lancerà nella vostra conoscenza. Potrebbe essere anche che vi conosciate tramite messaggi. Non mi stupirei se vi conosceste online. Non mi stupirei se vi conosceste messaggiandovi. Non mi stupirei neanche se vi conosceste in qualche app di incontri. Cioè, non è una cosa che escludo. Perché poi c'è questo 7 di spade, che è la carta un po' delle situazioni poco chiare, no? Un po' di nascosto. Qui si vede quest'uomo che si sottrae, che sottrae delle cose, va via di nascosto. Quindi non mi stupirei se fosse appunto un'app di incontri dove magari le identità sono un po' nascoste, ecco, vi messaggiate o vi messaggiate sui social, quindi non è un incontro diretto, ecco perché è nascosto, ma è un incontro mediato da una app o dai social, appunto. Forse all'inizio potrebbe essere non chiara l'intenzione di questa persona, ma in realtà secondo me questa persona è seria e onesta in quello che vuole. Potrebbe apparire con un 7 di spade meno chiara di quello che realmente è, nel senso che sarà talmente diretta questa persona, è talmente come dire, determinata, che magari potreste fraintendere pensando che ci sono altri motivi, che magari non vuole niente di serio, ma invece secondo me questa persona è proprio così sempre, si butta nelle cose perché è molto determinata, perché sa molto bene quello che vuole. La carta Hugs and Kisses ci dice che l'attrazione tra di voi sarà alta, ci sarà anche del flirt molto piacevole, questo appunto si chiama abbraccio e baci, e ci potrebbe stare con i social o con le app di incontro, è come se voi chattaste con questa persona e flirtaste per un po' con questa persona. È anche carina questa carta perché è leggera, che è leggera e perché questa persona è molto seria, è molto seria, questa carta invece è molto leggera, quindi un po' ammorbidisce gli spigoli di questa persona. Quest'uomo, questa donna appunto è in grado di anche di divertirsi e di flirtare con voi. Potrebbe anche essere che all'inizio, visto che sta sui social, magari non chatta solo con voi, ma magari all'inizio, visto che se la conoscete tramite messaggi e cose, potrebbe essere che ci sono altre persone coinvolte all'inizio, ma vi ripeto, è una persona seria poi di fondo, quindi potrebbe essere che nella prima fase di conoscenza possiate avere l'impressione che ci sono altre persone o che sta flirtando con altre persone. Però secondo me la verità, questa carta si chiama Truth, verità, e se guardate bene, guardate che strano, si vede quasi un viso in cielo, non so se... Secondo me la verità verrà subito alla luce, nel senso che l'interesse di questa persona, al di là di quello stato iniziale così un po' flirtoso di conoscenza, in realtà
la verità rispetto all'interesse di quest'uomo, di questa donna, emergerà subito. Tra l'altro, la carta verità sta proprio sotto il 7 di spade, che di solito può essere una carta di disonestà, quindi in realtà quell'apparente disonestà nasconde una verità, quindi questa persona vi potrebbe approcciare in un modo che vi sembra sospettoso e disonesto, in realtà è proprio così, lei, la persona, in realtà vi vuole, vi desidera, per cui non vi lasciate scoraggiare o deviare, insomma, dall'approccio. Andiamo a vedere una sorpresa, andiamo a vedere quali potrebbero essere le iniziali del nome di questa persona. Allora, qui abbiamo un P, ne estraggo 5, una L, una O, una B e una N. Non mi sembra che ci si possa formare alcuna parola, ma non ha importanza. Queste potrebbero essere, diciamo, le iniziali di quest'uomo o questa donna che entrerà nella vostra vita. Quindi tenetene conto. Se poi vi viene in mente qualche parola con queste lettere, perché no? Scrivetelo sotto tra i commenti. Allora, io spero che questa lettura vi sia piaciuta, spero che vi abbia divertito e spero anche che questa persona si manifesti nella vostra vita il prima possibile. Io vi auguro tutto il meglio, noi ci vediamo prestissimo. Grazie e a presto. Ed ecco la lettura numero 4 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 4. E qui la Malachite. Allora, qui abbiamo diversi tipi di carte, abbiamo 5 carte che vengono da un mazzo di tarocchi a me caro che ci racconteranno di questa persona, qui abbiamo 2 carte che ci dicono un po' di quali potrebbero essere le circostanze del vostro incontro e poi 2 carte che vengono da 2 oracoli diversi. Allora, andiamo a vedere chi è, com'è questa persona. Qui abbiamo un re di denari e un paggio di bastoni. E qui abbiamo un 8 di denari, un 5 di bastoni e il matto. Per quanto riguarda le circostanze del vostro incontro, abbiamo The Hermit, l'eremita e la temperanza. E qui abbiamo questa carta che dice Gift of Love, un regalo d'amore, e Success, successo. E poi abbiamo una sorpresa che rivelerò dopo. Re di denari. Non ha importanza il genere delle carte, che siano re e regine, noi parliamo dell'energia di una persona. Quindi che tu sia un uomo o una donna non ha importanza, la persona che si manifesterà nella tua vita ha l'energia del re di denari, che tra l'altro è una bellissima energia. Chi è il re di denari? Il re di denari tra i quattro re è quello più stabile, forse anche quello più maturo. Anche quello più serio è quello che si è dato da fare nella vita per manifestare le cose che voleva manifestare. È sicuramente una persona che ha probabilmente un lavoro stabile, è una persona che si è affermata. Sicuramente di solito il re di denari ci dice che quest'uomo o questa donna è una persona in qualche modo realizzata nella propria vita. Ci dice anche, ma questa non è, diciamo, la regola d'oro, che questa persona potrebbe essere un segno di terra, quindi toro, capricorno, o potrebbe essere della vergine, ma diciamo non è la cosa più importante. Sicuramente è brava a manifestare le cose, diciamo, nel mondo pratico. Il paggio di bastoni invece ci dice che forse nelle relazioni ha un modo più, un po' più fanciullesco. Quindi è molto strano perché è come se questa persona fosse molto seria e molto pratica nel mondo, come se fosse una persona realizzata, però questo paggio di bastoni ci dice che potrebbe avere un modo di comunicare che invece è più leggero e fanciullesco. È anche molto istintivo il modo di comunicare di questa persona, come se non avesse peli sulla lingua. Il paggio di bastoni potrebbe anche dirci, ma vi ripeto, questo non è per tutti, che questa persona esce da un matrimonio e ha dei figli, ma questo messaggio non è per tutti. E
È una persona che ama parlare, è una persona che ama comunicare, secondo me lo fa in modo molto leggero, in modo molto istintivo, che è una cosa abbastanza bella. L'otto di denari è una carta che va molto d'accordo con questo re di denari perché ci dice che questa persona lavora molto, è molto seria. L'otto di denari poi tra l'altro è una carta che racchiude bene l'energia della Vergine, è una persona che è molto brava nel fare quello che fa. È molto seria e molto meticolosa. È una persona che ama pianificare, che ama programmare e ama vedere anche i frutti del suo lavoro. È molto concentrata sul lavoro. Il 5 di bastoni ci potrebbe dire che quando la incontrate, quando incontrate quest'uomo o questa donna, o si sta vivendo un momento di blocco, nel senso che magari le cose in quel momento non vanno benissimo. Mi viene da pensare soprattutto professionalmente, o qualcosa nella vita di questa persona si è bloccata, temporaneamente bloccata. Ci potrebbe anche dire questo 5 di bastone che il temperamento di questa persona potrebbe essere a volte un po' litigioso, nel senso che questa è una carta di contrasti e conflitti. Ma non è un vero contrasto, nel senso che qui sono tutti bloccati nell'azione. Visto che mi sembra molto istintiva nel comunicare, non mi meraviglierei se avesse un modo di comunicare che a volte è impetuoso. Però è anche un modo di comunicare impetuoso che secondo me si sgonfia abbastanza velocemente. Questa persona ci tiene a fare il punto della situazione, ci tiene a far valere la propria opinione. Il matto, che è un arcano maggiore e che è un po' il bambino dei tarocchi, perché i tarocchi iniziano col matto, ci dice che questa persona ha un qualcosa decisamente di fanciullesco, nonostante l'apparenza da re di denari, c'è un qualcosa che la rende molto, sì, molto bambina in un certo senso. Come se avesse un qualcosa di innocente, o un qualcosa di innocente, o come se non avesse paura a buttarsi nelle cose. C'è un lato molto maturo e c'è un lato molto immaturo all'interno di questa donna o di quest'uomo. Come se si buttasse nelle cose, a volte in modo incosciente. Questo matto ci potrebbe anche dire che magari incontrate questa persona in un momento in cui lavorativamente è bloccata, ma si sta buttando in qualcos'altro, nel senso che sta per iniziare un qualcosa di nuovo, una nuova attività. Quindi potreste beccare questa persona in una fase di transizione, ma anche se così fosse, non la vedo come una cosa molto preoccupante, nel senso che essendo un re di denari, di solito, avendo l'energia di un re di denari, di solito, che è un'energia appunto molto pratica e fattiva, e di solito una persona così è in grado di rimettersi in gioco abbastanza velocemente e concretamente. E tra l'altro è importante notare che questo re di denari è tutto d'oro, quindi questa persona ha la capacità di rendere oro quello che tocca. Secondo me, con questo re di denari, questo paggio di bastoni, è il matto è una persona che ama rischiare, quindi una persona che anche fa cose inaspettate, eh? Quindi dietro questa facciata di massima serietà e responsabilità in realtà c'è una persona che rischia nella vita, quindi è uno anche che può investire nelle cose o non mi stupirei se amasse giocare. Adesso non sto parlando chiaramente di uno che è un drogato del gioco, ma non mi stupirei se fosse una persona che ama le scommesse, che ama giocare o che ama investire nei progetti, che ama investire nel business, c'ha quel tipo di mentalità anche veloce in un certo senso, che per certi versi è un bene perché riesce a reinventarsi molto velocemente. Sicuramente nelle relazioni il matto ci dice che potrebbe essere a volte un po' immatura questa persona, a volte semplicemente che si lancia nelle cose con ardore, che non ha timori, ecco, a fare il primo passo, non ha alcun timore. C'è un qualcosa di istintivo nel carattere di questa persona, soprattutto nel modo di comunicare, che è quasi un modo di comunicare, mi verrebbe da descriverlo senza filtri, in un certo senso.
Sì, è anche una persona che secondo me non ha problemi a cambiare e stravolgere la propria vita, a passare da un'attività a un'altra completamente diversa. È uno che rischia senza problemi. C'è una dualità all'interno di quest'uomo o questa donna. Da una parte è una persona che pianifica, dall'altra parte è una persona che rischia. Andiamo a vedere le circostanze del vostro incontro. Qui abbiamo l'eremita e la temperanza. Secondo me, quando vi incontrerete, uno di voi due sta passando o è appena passato in una fase di eremitaggio. Ora, potrebbe essere, visto che qui c'era un 5 di bastoni che ci parlava di un blocco, di una fase di blocco, potrebbe essere che o incontrate quest'uomo e questa donna in un momento in cui la sua vita è bloccata e magari sia un po' rinchiuso in se stesso o rinchiusa in se stessa, potrebbe essere che voi passate da una fase di eremitaggio e di solitudine. Però è una fase di eremitaggio questa, assolutamente positiva, perché è come dovrebbe essere l'energia dell'eremita, un'energia di guarigione. Che vuol dire passare per l'energia dell'eremita? Uno di voi due, voi o la persona in questione, sarà in una fase di un po' isolamento, come se vi chiudeste un po' in voi stessi per capire, magari per capire delle questioni, per capire degli aspetti della vostra vita, per metabolizzare dei dolori, per metabolizzare delle ferite, ed è, come dire, un qualcosa che fate bene, nel senso che attivate nell'energia di questa eremita un'energia di guarigione, la temperanza, cioè un periodo di isolamento che vi serve per guarire da un qualcosa. Quindi, secondo me, quando vi incontrerete, sarà innanzitutto per tutti e due o per uno di voi una fase di guarigione. Secondo me in questa relazione sarà il maschile che sarà in una fase un po' di solitudine e di guarigione, più che il femminile. Quindi adesso dipende se tu che stai guardando sei un uomo o una donna, nel senso che se sei tu l'uomo, chiaramente sarà una fase di solitudine e guarigione per te. Se l'uomo è l'altro, sarà per l'altro appunto una fase di guarigione. Potrebbe essere che anche proprio l'incontro tra di voi avvenga in un contesto, mi viene da pensare, quasi di solitudine e di guarigione. Tra l'altro, sia la carta dell'eremita che la carta delle temperanze sono carte molto lente. Quindi, secondo me, il vostro rapporto avrà delle tempistiche lente, di crescita lenta. Come se uno dei due dovesse accettare l'altro e ci mettesse un po' di tempo ad accettare l'altro. Però la temperanza è una bellissima carta perché di fondo è una carta d'amore. Quindi mi viene da pensare anche che questo rapporto sembri anche essere un rapporto di guarigione, come se entrambi vi poteste guarire a vicenda relazionandovi. È una carta anche, dicevamo, di lenta, di pazienza. È come se vi conosceste lentamente nel tempo. In alcuni casi, ma in pochi casi, veramente pochi casi, potrebbe essere anche una persona del passato, ma è veramente per pochissime persone, eh? Per pochissime persone, perché a volte l'eremita ha implicito un senso di passato, si guarda il passato e si cerca di capire come andare avanti nel futuro. E visto che sono due carte di guarigione, potrebbe essere che alcuni di voi, ma pochi di voi, veramente pochi, si ritrovino ad avere a che fare con qualcuno con cui c'è stata già una relazione importante. E quindi si passa per una fase di guarigione e in qualche modo si riprova a stare insieme. Ma è un messaggio veramente per pochi di voi, eh? Non vi fissate sul fatto che un ex possa tornare indietro, perché in linea di massima questo video è per nuovi incontri, parla di nuovi incontri, non di ex. Però in alcuni casi c'è il potenziale di guarigione di una vecchia relazione, ma una vecchia relazione importante comunque, perché con l'eremita vuol dire che c'è tanto passato qui da metabolizzare. Andiamo a vedere che dicono gli oracoli. Gift of love, regalo d'amore. Potrebbe significare che proprio letteralmente questo rapporto rinizia con un regalo, o potrebbe voler dire che voi considerate l'altro un regalo e l'altro vi considera un regalo nella propria vita, come un qualcosa di inaspettato. In questa carta è implicito un senso anche di sorpresa, eh?
come se questo rapporto fosse una sorpresa per entrambi, totalmente inaspettato. Una sorpresa felice, chiaramente, piacevole. Del resto, qui l'energia del matto ci dice che questo rapporto indica un rinizio, quindi è come se tutte e due chiudeste un ciclo e ne iniziaste uno nuovo, quindi un po' a sorpresa, inaspettatamente, quando meno ve l'aspettate. Come se dopo questo 5 di bastoni, dopo una fase di stasi, o per voi o per l'altro o per tutte e due, improvvisamente si inizia un qualcosa di nuovo. La carta successo è una bellissima carta, si vede questa giungla con questo bellissimo felino, ci dice che in questo rapporto, in questa relazione, c'è un altissimo potenziale di successo, quindi c'è un potenziale importante per stare bene insieme e successo anche nel senso per stare bene insieme e per far durare questo rapporto. C'è la possibilità con questa energia del matto che appunto iniziate un viaggio esistenziale insieme con questa persona. Andiamo a vedere, questa è la sorpresa. Quali possono essere le iniziali per voi di questa persona? Quali possono essere le iniziali per questa, di questa persona? Andiamo ad estrarre 5 lettere. O. A. R. Un'altra R, quindi la R è importante, e un'altra O. Quindi A, R, O potrebbero essere delle iniziali. Ne prendo un'altra per voi, troppe ripetizioni. E. Non riesco a formare nessuna parola, però ore. Ma al di là delle parole, queste potrebbero essere delle potenziali lettere, potenziali iniziali del nome di questa persona, o potrebbero essere delle lettere significative in qualche modo. E direi che questo è tutto per voi del gruppo numero 4. Io spero che questa lettura vi abbia divertito, spero che vi abbia dato dei messaggi per voi piacevoli, spero che questa persona si manifesti presto nella vostra vita. Io vi auguro chiaramente tutto il meglio. Noi ci vediamo prestissimo. Ed ecco la lettura numero 5 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 5, il lapislazzuli. Qui ci sono diversi tipi di carte. Queste 5 vengono dal mazzo di tarocchi e ci parleranno delle caratteristiche di questa persona. Qui abbiamo due carte che invece ci descriveranno, ci racconteranno delle circostanze in cui vi incontrerete. E qui abbiamo due messaggi da parte di due diversi oracoli e poi c'è una sorpresa. Allora, andiamo a vedere l'energia di questa persona. Re di spade e un bel cavaliere di coppe. Poi qui abbiamo un 6 di denari, un 9 di spade e un 4 di denari. E qui abbiamo un 4 di bastoni e un 10 di bastoni. L'oracolo dice first kiss, primo bacio, and trust, fiducia. Questa persona non ha importanza che tu sia un uomo o una donna, questa persona ha l'energia, quindi non è che è un re di spade, questa persona ha l'energia del re di spade, ma non vuol dire che sia un uomo. Quindi qui andiamo oltre i generi. Re di spade, questa persona ha l'energia del re di spade. Chi è il re di spade? Il re di spade è una persona innanzitutto molto seria, è una persona molto razionale. È una persona che pensa tanto, è una persona di solito giusta, molto giusta, che vuole essere giusta, la spada proprio come simbolo di giustizia e verità. A volte potrebbe essere una persona l'intellettuale, una persona che ama pensare o che ama parlare. In molti casi questa persona fa un grande uso della parola. È un ottimo comunicatore, non è detto, ma potrebbe anche semplicemente dire che è una persona che pensa tanto, eh. In alcuni casi questa cosa ci potrebbe dire che anche magari la parola potrebbe essere uno degli strumenti, diciamo così, del lavoro di questa persona.
Grazie al cielo c'è anche un cavaliere di coppe che ammorbidisce questo re di spade. Non perché il re di spade non vada bene, ma perché a volte può essere molto serio, estremamente serio. O, se è in aspetto negativo, a volte potrebbe essere un po' inflessibile. Ma il fatto che ci sia questo cavaliere di coppe mi fa pensare che poi in realtà dietro questa facciata molto seria c'è una persona più romantica, una persona più morbida. Io il cavaliere di coppe di questo mazzo lo descrivo sempre come un po' colui che va alla ricerca del Santo Graal, quindi colui che ha un ideale ben preciso, secondo me anche rispetto all'amore, ha un'idea ben precisa di quello che deve essere l'amore. E anche il fatto che questo cavallo sia a testa in giù mi dice che questa persona, nonostante la facciata, a volte è un po' imprevedibile, c'ha un aspetto di imprevedibilità. In altri casi potrebbe essere anche che la parola, diciamo, la capacità espressiva di questa persona è molto poetica, nel senso che usa le parole in un modo molto romantico. Per quanto riguarda quello che dicevo prima, che spesso appunto le spade rappresentano un po' la giustizia, qui c'è un senso molto forte di giustizia con un 6 di denari, cioè non mi meraviglierei se questa persona fosse qualcuno che lavora nell'ambito della giustizia o lavora per il giusto, cioè non mi meraviglierei se questa persona fosse un avvocato, per esempio, un giudice, non mi meraviglierei se questa persona fosse un insegnante, non mi meraviglierei se questa persona fosse un comunicatore di qualche tipo, uno che anche un politico mi viene da pensare, eh? Non che i politici siano sempre giusti, ma magari in questo caso sì. È come se fosse un po' uno anche che combatte per i diritti della gente o deve far giustizia. Perché questo 6 di denari è un'altra carta di giustizia. Si vede questa persona che fa come la carità per dei poveri. E non è una carta molto lontana dall'arcano maggiore della giustizia. Cioè, questa persona dà il giusto. Ed è una persona che esige il giusto, quindi dà quanto riceve, in un certo senso. Può essere generosa, può essere generosa. Sicuramente con un 6 di denari. Però è come se prima di essere generosa dovesse vedere che l'altro è altrettanto generoso. Quindi se voi siete generosi, questa persona sarà molto generosa con voi. Se voi non siete generosi, questa persona non sarà generosa con voi. È un po' questo l'andazzo. L'Ave di Spade ci dice che è una persona un po' ansiosa, che ci può stare, perché questa è un po' la carta delle ansie e delle paure, perché è una persona che vive molto nella sua testa, una persona molto mentale, il Re di Spade, e ha tanti pensieri da elaborare. E secondo me potrebbe essere una persona introversa, eh? Perché stavo guardando una persona che dà il giusto, una persona che ha molte ansie. Il 4 di denari è la carta di chi si trattiene. E il re di spade a volte può essere un po' duretto, un po' troppo serio. Noi sappiamo che dietro questo re di spade c'è un cavaliere di coppe, quindi c'è un'anima sensibile. Però secondo me il 4 di denari ci dice che non lo mostra. Quindi questa persona potrebbe avere un aspetto esteriore molto più duro e freddo di quello che realmente è. Non mi meraviglierei se fosse un segno d'aria. Se fosse dei gemelli, se fosse acquario, non mi meraviglierei se fosse della bilancia. Diciamo che non è una persona che si butta nelle cose appassionatamente, quindi non è quel tipo di anima romantica, anche se c'è un'anima romantica dentro quest'uomo, dentro questa donna, e che non la mostra al mondo. Vi ripeto, all'apparenza è una persona molto seria. E secondo me i suoi punti di forza sono il fatto che è una persona molto, molto seria, molto responsabile. È una persona molto giusta, c'è cioè un senso etico molto forte, un senso del bene e del male molto forte. È una persona che controlla decisamente poco i propri pensieri. Pensa tanto, è un pensatore questa persona, è fondamentalmente un grande pensatore. E non mi stupirei se tanti di questi pensieri fossero pensieri che gli mettono ansia perché cerca di fare la cosa giusta. E quindi non si svela finché non ha capito qual è la cosa giusta da fare. Questa è una componente molto della bilancia, stavo pensando. È un po' un giustiziere, secondo me, tra l'altro. Non mi stupirei neanche se fosse una persona che stavo pensando che lavora
Per quanto non mi sa molto di soldato, però non mi stupirei neanche se fosse una persona che lavora in polizia, che lavora nelle forze armate, carabinieri. Dove potreste incontrare questa persona? Allora, il 4 di bastoni è una carta di festa. Per cui, secondo me, potreste incontrare quest'uomo o questa donna in una circostanza festiva, a un matrimonio, durante una cerimonia di qualche tipo. Non escluderei comunioni, cresime, matrimoni. Una situazione di festa in positivo. Non mi stupirei se fosse un compleanno, una cosa del genere. Oppure una situazione di festa così di, come dire, in piazza, una cosa del genere, dove ci sono tante persone in piazza. In una circostanza dove ci sono tante persone, dove la situazione è molto affollata, mi verrebbe da dire. Secondo me all'inizio non sarà molto semplice confrontarsi con quest'uomo o questa donna, perché il 10 di bastoni ci dice che potrebbe essere un po' faticoso raggiungere l'obiettivo, nel senso che ci vuole del tempo. Qui si vede questa donna che trasporta dei pesi sulla schiena, della legna sulla schiena, poi trasporta anche una culla, poi c'è un bambino dietro, quindi una persona che ha delle responsabilità. Quindi potrebbe essere che raggiungere il 10 di bastoni, di solito è una carta che dice che per arrivare all'azione, per raggiungere l'obiettivo, tutto è un po' faticoso. Potrebbe essere che le circostanze magari non sono ideali, nel senso che sì, magari siete in una circostanza pubblica, magari vi divertite anche, ma non è semplice confrontarsi con questa persona. Potrebbe essere o perché c'è tanta gente obiettivamente, o questa persona sta facendo un qualcosa che non vi rende possibile un incontro diretto nell'immediato. Però una cosa molto bella, ce lo dice questo oracolo, first kiss, il primo bacio. Secondo me l'amore esploderà dopo il primo bacio. E secondo me sarà lì che cadrà questo aspetto serioso di questa persona e potrete intravedere quel cavaliere di coppe. È una persona che vi potrebbe stupire nel momento in cui veramente vi avvicinate a lei o a lui. C'è una persona che mostra il meglio di sé col tempo, con lentezza. Vi ripeto, potrebbe essere una persona introversa, affettivamente, per cui magari ci vorrà del tempo per arrivare a quel primo bacio. Però il fatto che sia uscita una carta che dica il primo bacio, se ci pensate, non si scorda mai. Secondo me questa persona ha veramente il potenziale di stupirvi, non ve l'aspettate che questa persona possa essere emotivamente sensibile. In realtà, secondo me, è una persona che vi stupisce. E la carta Trust, che vuol dire fiducia, che ci mostra questo strano paesaggio notturno, è una carta che vi dice in un certo senso di avere fiducia. E può voler dire due cose: o che ci vorrà del tempo per arrivare a stare con questa persona, per conquistare questa persona, cioè ci vorrà del tempo per costruire della fiducia. Una volta costruita la fiducia, questa persona vi stupirà. Oppure proprio che dovete avere fiducia nel fatto che se questa persona vi piace, dovete andare oltre l'apparenza, perché magari vi può sembrare fredda o non interessata molto all'inizio, in realtà questa persona lo è. E quando andrete oltre quella barriera, first kiss, il primo bacio, vi dice che sarà invece un qualcosa di estremamente appagante e coinvolgente. Questa persona ha sicuramente delle paure con un 9 di spade, eh? Quindi potrebbe anche essere che si trattiene molto perché ha delle paure e all'inizio mette quanto investe l'altro. Potrebbe anche essere che queste paure siano legate al fatto a quel cavaliere di coppe, come se avesse un ideale di persona con cui stare e c'è anche una paura latente di rimanere delusi. Però quando si apre ho la sensazione che è una persona che si sa coinvolgere, che sa, è una persona che ha da dare, ecco. E andiamo alla vostra sorpresa. Andiamo a vedere, ho qui delle lettere, andiamo a vedere quale potrebbe essere l'iniziale del nome di questa persona. Estrarremo 5 lettere. Quale potrebbe essere l'iniziale della persona descritta nel gruppo numero 5? Abbiamo una A, abbiamo una R, una E,
una F, un'altra A, ne tiro fuori un'altra e una I. E tra l'altro mi sono accorta che qui c'è scritto fiera, che può voler dire due cose: che questa persona è molto fiera, potrebbe anche voler dire, stavo guardando il 4 di bastoni, che potreste incontrare questa persona come in una circostanza pubblica, come a una fiera. Non lo escludo, perché l'avevo già sentita prima questa cosa. E direi che questo è tutto per voi del gruppo numero 5. Io spero che questa lettura vi abbia fatto piacere, spero che vi abbia divertito e spero anche che questa persona si manifesti presto nella vostra vita per una relazione felice e soddisfacente. Io vi auguro tutto il meglio, noi ci vediamo prestissimo.